Ripartiamo dall'inizio ripresa. Palla Zielinski, non riusciamo a concludere, ribaltamento di fronte e Rigoni fa gol. Sì, la partita penso si è decisa lì, se poi abbiamo avuto anche una buona reazione, però purtroppo quell'episodio alla fine ha fatto la differenza. È vero che abbiamo sofferto parecchio nel primo tempo la loro aggressività e abbiamo sbagliato qualcosa noi, però nel secondo tempo c'è stata una buona reazione. Peccato, perché alla fine siamo qui a commentare un'altra sconfitta. Commentiamo un'altra sconfitta, ma commentiamo, come detto, anche una bella reazione, il palo di Levan, un'occasione per Pulcerelli, insomma alla fine il pareggio ci poteva davvero stare. Sì, forse il pareggio era il risultato più giusto, e purtroppo, come dicevamo prima, l'occasione che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarla, anche per un po' di sfortuna, e loro invece l'hanno messa dentro e alla fine la differenza la fa quella. Da una genovese all'altra, sabato arriva la Sampdoria, c'è voglia di tornare a far punti, non voglio dire bisogno perché la classifica per il momento è abbastanza serena, però la voglia sicuramente c'è, anche per dare ancora più valore alle prestazioni. Sì, la voglia è grandissima, abbiamo una gran voglia di tornare a festeggiare, soprattutto in casa. Ora avremo due partite dove dobbiamo cercare di basare la nostra salvezza, perché ancora è vero che la classifica non è disastrosa, però non siamo assolutamente salvi e quindi dovremo affrontare questi due scontri salvezza nel migliore dei modi, con la rabbia giusta, e in casa non dobbiamo lasciare punti. Ma penso che sì, non è andata come pensavamo, però non dobbiamo buttarci giù, dobbiamo soltanto pensare ad allenarci, alle prossime partite, a fare le cose fatte bene, che sicuramente le vittorie che ci mancano per arrivare alla salvezza arriveranno. Vedendo la gara, un tempo l'ho fatto il Genoa, un tempo l'Empoli, purtroppo però i tre punti vanno alla squadra di Gasperini, anche se forse il pari era davvero il risultato più giusto. Sì, sicuramente il pari poteva starci, ci è andata di sfortuna che ci sono state tre palle gol chiare per noi, loro ne hanno avute due e sono riusciti a far gol, però adesso, come ti ho detto, dobbiamo pensare soltanto ad allenarci, stare tranquilli. Siamo comunque una squadra forte, dobbiamo pensare e credere nei nostri mezzi, poi il resto, le vittorie arriveranno. Chissà, anche a partire da sabato con la Samp? Speriamo di sì, speriamo che dobbiamo avere la fame che secondo me ci è mancata nel primo tempo che aveva Genoa, perché Genoa ha meno punti di noi. Però dobbiamo ricordarci che non siamo ancora salvi e dobbiamo avere la fame per raccogliere i punti che ci mancano per la salvezza.